Three. Allora, il titolo è arrivato dopo una serie di gare importanti. E infatti a febbraio c'è stato il campionato europeo dove ho fatto bronzo nella categoria Under 21 ed era importantissimo riconfermarsi in Italia. Ci sono riuscito alla grande, conquistando parecchi 5-0. In finale ho fatto un buon kata e l'avversario è anche abbastanza difficile da scontrare e sono contento di aver vinto di nuovo, è importante. Domani partecipi agli assoluti, qual è poi il passaggio tra lo step, no? Tra lo junior e l'assoluto, quanto è poi da alzare l'asticella per confermarsi importanti tra tutti gli italiani, visto che comunque abbiamo una buona tradizione per il kata? Sì, passare agli assoluti è un po' difficile, anche perché a differenza di età con gli atleti, tipo dei gruppi sportivi, si sente tantissimo, anche perché ho 19 anni, quindi la differenza di età si sente magari con un 26enne ben formato. E niente, il passaggio l'anno scorso non l'ho sentito molto, facendo un buon quinto posto. Quest'anno cercherò di puntare un po' più in alto e le persone forti ci sono ovviamente, però spero di farcela. Secondo, Panagia Giuseppe, Centro Studi Calato Sciotica, Vittoria. E primo, campione d'Italia, Stia Samuel, Metropolitan Calato Sciotica. Bravi! Dai, mettiti lì! Mettiti lì, se no non si vede, dai. Fa il sorrisino. Siete brutti?